6 minuti. Mi hanno detto di far durare il mio intervento 6 minuti. Io sono attento ai tempi, allora ho preso un foglio e ho pensato. L'intervento me lo scrivo così non sforo, che 6 minuti non sono tanti, ma qualcosa posso dire. Potrei ricordare ad esempio i morti civili fino ad oggi nella guerra in Ucraina. Potrei leggerli uno dopo l'altro, che fa sempre un certo effetto quando te li presentano davanti tutti insieme. Sono 4.000 nomi e cognomi fino al 25 maggio, anzi due in meno, sono 3.998, il dato è delle Nazioni Unite, che però loro stessi dicono sia sottostimato. Quelle sono solo le vittime civili contate, quelle che hanno avuto il culo di finire nelle statistiche. Sono esclusi anche i soldati da quel numero, come se poi i soldati non fossero ragazzini di 18 anni o 35 che al massimo hanno fatto il servizio militare prima della guerra, facevano il fornaio, il libraio o avevano una cartoleria dove vendevano pennarelli colorati ai bambini che volevano disegnare case non bombardate. Teniamoci i numeri ufficiali di soli civili, sono quelli che conosciamo. A leggere 3.998 nomi e cognomi ci vogliono 66 minuti e 6 secondi. 66 minuti in cui non ti devi distrarre anche se leggi i nomi di bambini, anche se i bambini hanno l'età delle tue figlie. Insomma, devi pedalare, altrimenti ci metti 2 ore a leggerli tutti. Ma anche se pedali, 66 minuti sono comunque troppi per il mio intervento di 6 minuti e non li leggerò. Così mi sono detto, allora leggerò i nomi dei feriti della guerra in Ucraina, che sono feriti veri, non sono morti, ma non sono neanche una spintina durante una partita di calcio quando l'avversario si butta in terra e grida «Ah! Arbitro!» E poi non si è fatto niente. In guerra chi urla «Ah!» non dice «arbitro», perché la guerra non la fermi con un fischio. E di solito se ti ferisci in guerra significa che ti è entrata la scheggia di una bomba nella gamba e ringrazia la fortuna perché avrebbe potuto tagliarti la giugulare e invece non l'ha fatto. Però magari l'ha fatto alla tua mamma accanto a te, che non si è salvata e tu sì. Questo per dire che in guerra anche il culo e la fortuna sono relativi e servirebbero altri vocaboli in grado di partire da una sensazione di sfiga anche se ti salvi, perché sei comunque condannato anche se vivi. La guerra è questa cosa qui. In guerra se ti ferisci resti senza un braccio o senza una gamba, non senza la testa, perché quelli vanno nel conto dei morti. E i feriti ufficiali al 25 maggio, sempre sottostimati, dicono le Nazioni Unite, sono 4.693, cioè 78 minuti di lettura di nomi e cognomi fatta veloce senza commuoversi troppo. E anche 78 minuti sono troppi per i miei 6 minuti di intervento. Considerate poi che nei 78 minuti di lettura di nomi e cognomi fatta veloce senza commuoversi troppo, non rientrano gli stupri di guerra, che quelli feriscono però non si vedono, e se non si vedono non si contano, perché non li puoi bendare come fai con una ferita. Infatti di solito non guariscono. Questo per dire che fare i conti vale, ma se guardi solo quelli finisci per dare i numeri. E allora non c'è tempo in 6 minuti di dare i numeri, ma un dato. L'Italia fino a 2 mesi fa spendeva 25 miliardi di euro l'anno in armamenti, cioè 68 milioni di euro al giorno. Poi li hanno diminuiti, vorrei dirvi, invece li hanno aumentati, a 38 miliardi di euro l'anno, cioè 104 milioni al giorno, cioè 433.333 euro ogni 6 minuti, il tempo del mio intervento. Aumentare le spese militari per ridurre i conflitti è come mangiare panna per diminuire le calorie ingerite. La panna non spaventa il burro d'arachidi, si somma. Volete un altro esempio? Insultare qualcuno per convincerlo a smettere di insultarvi non è efficace. Io potrei dire... Dov'è Torelli? Torelli imbecille! Ma poi non è che Torelli viene qua e mi abbraccia. Aumentare le spese militari per far cessare la guerra è come non respirare per farsi passare l'affanno. Aumentare le spese militari significa cercare di fermare la causa con un'azione che con la causa ci brinda. Perché la guerra è una montagna di merda, ma non è vero che lo dicono tutti. La maggioranza dei governanti pensa ancora che sia un modo per risolvere i conflitti internazionali. Invece non lo è, neanche quando hai ragione. La guerra ha sempre fallito se guardiamo alle condizioni umane. Per questo noi osiamo dire
fermatevi, perché la guerra puzza di feci e sangue rappreso e gas che escono dai corpi morti. In natura servono per avvertire gli animali del pericolo e dire loro fuggite. Fermatevi perché è ancora il tempo di Brecht. Usare i fucili per piantare i fiori non è il sogno di pacifisti illusi in Piazza del Carmine. È un'idea che significa ribaltare l'idea mortifera della costruzione del consenso. Dobbiamo dire che con l'acciaio dei missili sarebbe meglio lastricarci strade poco battute. Fermatevi perché anche se la pace è sempre la strada più difficile, l'alternativa è un burrone. Fermatevi perché la guerra distribuisce soltanto torti. La parola di saluto più breve al mondo è ciao, ma la più bella è l'ebraica shalom, che significa pace. 5 minuti e 30 secondi. Mi chiamo Saverio Tommasi, sono presidente di Ship Italia. La maglietta racconta, Ship Italia la trovate su tutti i social, è shipitalia.it. 7 ore fa abbiamo spedito il valore corrispondente a 1800 euro di libri per bambini e bambine in ucraino, comprati in Ucraina, a tutte le biblioteche pubbliche che ce ne hanno fatto richiesta in Italia. 6 minuti. Grazie. Bravo, Sale! Grazie, Saverio, grazie mille! Grazie mille!